Continua il cartellone artistico del Teatro Fusco di Taranto. L'affluenza è molto numerosa e soprattutto ci sono già stati dei sold out. Che segnale per lei è questo? Beh, segnale importante, vuol dire che intanto che a Taranto c'è tanta voglia di teatro e vuol dire che abbiamo fatto una programmazione, un buon lavoro sulla programmazione. C'è indubbiamente tanta attesa, lo sapevamo, anche per il primo teatro comunale della storia di Taranto era normale che fosse così. Sì, devo dire che i risultati sono andati oltre le aspettative, per adesso abbiamo avuto su tre spettacoli, considero anche il prossimo di Massimo Ranieri, solo una serata in cui avevamo qualche posto libero e per il resto 8-7 sold out. Quindi insomma penso che siamo davvero sulla strada giusta. Sono sicuro che questo sia il percorso giusto, la dimostrazione che lavorando bene si possono raggiungere risultati importanti e ci dà anche uno stimolo per il prossimo anno per programmare ancora più in alto e anche per raggiungere delle serate, perché laddove sarà possibile su quelli più importanti faremo anche una serata in più. Ecco, durante la presentazione, quando venne presentato l'inaugurazione del teatro, si auspicò che ci fossero giovani come pubblico. Siccome questa è una realtà, è un buon segnale che ci siano molti giovani che vengono a teatro? Sì, ci sono giovani, vengono dalla provincia, in alcuni casi come lo spettacolo di Massimo Ranieri che è in esclusiva regionale, fortemente voluto da noi in esclusiva regionale, vengono da tutta la regione, quindi questo è un segnale positivo. Bisogna lavorare sui ragazzi, bisogna ringiovanire il pubblico sempre con grande rispetto nei confronti di coloro che insomma hanno mantenuto alto il teatro in questi anni, però insomma stiamo cercando anche nella scelta degli spettacoli di dare questa possibilità ai ragazzi di venire a teatro.